Arriviamo all'aspetto fondamentale dei libri destinati ai bambini, che sono le immagini. Questa è una slide che abbiamo già analizzato e del resto chiede Alice a che cosa serve un libro senza immagini e senza dialoghi. L'immagine chiaramente non ha uno scopo semplicemente decorativo all'interno del libro. Anzi, in Inghilterra, in inglese fanno una differenza tra picture books, dove l'immagine è parte integrante del libro e si fonde con il testo, anzi ha la stessa importanza, se non di più, e illustrative text, dove invece serve solamente ad arricchire la storia, quindi è una funzione veramente accessoria. Io vi dico fin da adesso, non so se ve l'ho già anticipato, che se nella traduzione noi creiamo un legame tra testo e immagini che magari non esiste nemmeno nel source, abbiamo fatto una traduzione vincente, abbiamo fatto bingo, perché è fondamentale. Perché per i ragazzi chiaramente l'immagine ha una importanza che è notevole e che c'è un processo che io ho notato anche quando approccio il testo, inspiegabile, secondo cui l'illustrazione, le immagini che sono marginali nel source, nel testo di partenza, assumono invece un ruolo centrale in quello d'arrivo. E quindi se noi riusciamo, tra virgolette, a creare una traduzione, a tradurre il testo, a tradurre l'immagine, a unirle insieme, significa veramente che abbiamo operato una scelta vincente. Del resto io penso sempre ai bambini, quando io leggevo le favole o le storie ai miei figli o ai miei nipoti, loro utilizzavano sempre lo stesso approccio. Prima volevano vedere l'immagine, poi volevano che io leggessi il testo e poi volevano rivedere l'immagine, come a confermare quello che avevo spiegato. E quindi si parla comunque di un rapporto che non è soltanto source target, ma è source target e immagine. In questo caso vi ho sottolineato il termine anxiety, no, non è anxiety, ma è anxious, è un aggettivo che è riferito a Arlo, che è questo, il protagonista della storia del viaggio di Arno, che è un lungometraggio di Good Dinosaurs che ha avuto che è stato un flop per la Walt Disney, sia in termini di vendita al botteghino, sia in termini di critiche. Noi traducemmo questo libro e ancora non era uscito il lungometraggio, quindi non sapevamo nemmeno che cosa stesse raccontando quella storia. In ogni caso, sul mio Zanichelli, mi dice che anxious viene tradotto come preoccupato, ansioso, pieno di ansia, preoccupato per il futuro, oppure in senso positivo, impaziente, bramoso. Però in questo caso, Arlo, non so se volete suggerire voi qualche aggettivo, non è nulla di tutto questo. A me, quando ho letto, ecco, ho usato il termine giusto, questa immagine, ci ho visto qualcos'altro, probabilmente era spaventato, probabilmente era intimidito, e infatti poi quando ho visto il lungometraggio ho capito che è così. E quindi ho creato una traduzione basandomi, utilizzando l'immagine come trampolino, basandomi sull'immagine. Così come, opla, in questo caso basta che il traduttore, invece che limitarsi a dire guardate la posa che ha Christophe, un semplice sei dice, io ho detto, dice con aria complice, dice strizzando l'occhio, in modo che comunque si crea un legame diretto tra testo e immagine. Ma se l'immagine, come in questo caso, può essere uno stimolo ulteriore, molto spesso può essere una gabbia pericolosissima da gestire. In questo caso mi aiuteranno gli esperti di tedesco, ce n'è più di qualcuno tra di noi. Umberto Eco mostra questa immagine, o meglio, descrive questa immagine nel suo dire quasi la stessa cosa. È un testo di Hoffman, che è uno scrittore e uno psichiatra, per intenderci quello che ha inventato Pierino il porcospino, che è una filastrocca che imparavamo noi all'elementare. Beh, in questo caso c'è la luna che va a trovare il sole, però l'immagine per noi è limitante, in quanto luna in tedesco è di genere maschile, mentre sole è di genere femminile. E quindi in questo caso la traduzione è veramente estremamente difficile ed è impossibile. A meno che non si voglia trovare, come al solito, una soluzione immediata, il signor Luna e la signora Sole, creare un legame tra testo e immagine diventa veramente difficile.